La stenosi valvolare aortica rappresenta una delle patologie delle valvole cardiache più frequenti. Si tratta di una malattia di tipo degenerativo, connessa in qualche modo al fisiologico processo di usura cui sono sottoposte le valvole cardiache. Nella maggior parte dei casi, teniamo conto che le patologie di questo tipo interessano circa il 25% della popolazione di età superiore ai 65 anni, questo processo di usura ha poche ripercussioni sul piano funzionale, ma in un 5% delle casistiche, quasi in un paziente su 10 dei soggetti di età superiore ai 75 anni, questa patologia ha delle ripercussioni funzionali e delle ripercussioni sulla qualità di vita del soggetto molto rilevanti. Cos'è la stenosi aortica? È la condizione nella quale la valvola aortica, a seguito di queste alterazioni di tipo degenerativo dovute essenzialmente all'usura cui è sottoposta dal continuo movimento di apertura e chiusura che ne caratterizza la funzione sostanzialmente per tutta la vita, diventa abnormemente ristretta. La stenosi aortica è quindi causata dal logorio cui la valvola è sottoposta e dal depositarsi di calcio che induce un progressivo restringimento della stessa. Nel momento in cui la valvola si restringe, il cuore deve pompare in modo più energico per spingere il sangue verso i vari organi ed apparato. Ovviamente per tanto tempo il cuore fa riferimento alle sue riserve funzionali e di conseguenza il soggetto con questo tipo di affezione nella fase iniziale può essere del tutto asintomatico. Con il passare del tempo questi meccanismi di compenso vengono meno e compaiono una serie di sintomi. I sintomi più frequenti sono rappresentati da sensazioni di debolezza, di faticabilità, di mancanza di respiro nell'esecuzione anche di sforzi relativamente semplici, quali il fare le scale o camminare a passo un pochino più sostenuto, sensazioni di testa vuota, sensazioni di vertigini, di instabilità dell'equilibrio. Sono disturbi abbastanza atipici che purtroppo frequentemente vengono attribuite al normale processo di invecchiamento, per cui vengono spesso sottovalutati e questo porta ad una rilevante sottostima relativa alla presenza di questa valvolopatia. In realtà, soprattutto nel soggetto anziano, diciamo nel soggetto di età superiore ai 65 anni, è importante non sottostimare questi sintomi, ancorché relativamente atipici, ma sottoporli all'attenzione di una valutazione cardiologica, poiché il cardiologo, con strumenti assai semplici, con un approccio diagnostico relativamente semplice, riesce a cogliere in fase precoce questa malattia. A volte è sufficiente per il cardiologo l'auscultazione con lo stetoscopio, ma l'esame che ci dà le informazioni più complete che consente non solo di individuare la valvolopatia ma anche di valutarne la severità è rappresentato dall'esame ecocardiografico. Perché è importante avere una diagnosi precoce della stenosi valvolare aortica? Perché se non è rilevata precocemente il paziente può andare incontro ad una serie di rischi connessi non solamente al progressivo deterioramento dei sintomi, ma al sviluppo di una progressiva defaillance della funzione contrattile del cuore che porta allo scompenso cardiaco e purtroppo talvolta a morte che in molti casi può essere improvvisa. Come trattare la stenosi valvolare aortica? Un adeguato intervento di tipo farmacologico e sugli stili di vita, sulle abitudini di vita e l'adozione di alcune accortezze può consentire di gestire adeguatamente questo tipo di malattia per un determinato periodo di tempo. Purtroppo, tuttavia, trattandosi di una malattia degenerativa e quindi di una patologia proprio meccanica della valvola aortica,
la terapia definitiva è quella della sostituzione della valvola, che si impone in molti casi, soprattutto laddove l'entità del restringimento della valvola è severo. La sostituzione della valvola in genere può avvenire per via cardiochirurgica convenzionale attraverso la sostituzione fisica della valvola malata con una valvola protesica di tipo meccanico o biologica. Si tratta di un intervento che convenzionalmente è fatto a cuore aperto e che chiaramente fino a poco tempo fa escludeva una certa percentuale di soggetti, soprattutto i soggetti più anziani, più fragili, maggiormente a rischio di complicanze dovute all'atto operatorio. Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione delle alternative molto meno invasive rispetto alla cardiochirurgia convenzionale, rappresentate essenzialmente da una procedura che si chiama TAVI, che viene eseguita senza la necessità di un vero e proprio intervento cardiochirurgico con l'apertura del torace, ma viene eseguito attraverso l'inserimento, attraverso una arteria periferica della gamba, di un catetere attraverso il quale il cardiologo porta una nuova valvola fino all'interno del cuore e la posiziona in corrispondenza della valvola malata. Si tratta quindi di una procedura minimamente invasiva che comporta un rischio di gran lunga inferiore rispetto all'approccio cardiochirurgico convenzionale e può essere eseguito anche in pazienti molto anziani con tante comorbidità, quindi con tante patologie che sono tipiche dell'età avanzata. La sostituzione valvolare aortica quindi rappresenta il trattamento di scelta per la maggior parte dei pazienti e oggi l'età non rappresenta più un limite per poter intervenire efficacemente su questa patologia.